inizia l'avventura. Sono le 6:15 e sto andando all'aeroporto Catullo di Verona. E mi aspetta innanzitutto, spero, bel tempo, perché c'è qua a Verona, ora come ora, c'è un po' uno schifo. Poi mi aspetta una bella e lunga passeggiata, perché io parcheggerò vicino al mio ex luogo di lavoro ed è tipo a 2 chilometri dall'aeroporto, quindi mi dovrò fare una scarpinata per andare, anche perché chi è che vuol pagare extra per parcheggiare? Piuttosto mi piace la camminata, anche perché la bilancia, ricordiamo, dice che sono overweight e quindi devo calare, anche perché la pizza di ieri mi ha aumentato di più la massa grassa nel corpo e quindi bisogna fare qualcosa. E mi raccomando ragazzi, mettete mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, aiutate il Dio algoritmo a capire che esisto anch'io qua in questo mondo di YouTube molto molto vasto. Sono riuscito a trovare un parcheggio tipo letteralmente a fianco all'aeroporto e ho guardato qua e non c'è neanche una multa, quindi top. Guardando anche le altre macchine fa ridere, perché è proprio a fianco all'aeroporto ufficiale quello a pagamento, però qua sono tutti parcheggiati, non c'è neanche una multina, e dico vabbè, a sto punto la mettiamo qua. E niente, oggi viaggiamo leggeri, vado in Sardegna solo con lo zainetto e vabbè una piccola macchinetta, oltre a quella dei vlog, oltre alla GoPro, quindi e il drone. Quindi 4 cose in tutto, nessun problema. Adesso sono molto soddisfatto perché al posto di camminare mezz'ora devo camminare 10 minuti, quindi me la prendo con molta calma, forse addirittura faccio colazione all'aeroporto. Vediamo. E niente, no, sono molto felice di questo, anche perché io arriverei giovedì, torno a Verona ed è letteralmente a terra a mezzanotte ed ho un compleanno quella sera. Quindi essendo qua attaccato posso andarci, non devo farmi mezz'ora a piedi, ma mi risparmio quel pochino, anche perché il giorno dopo devo ritornare qua all'aeroporto perché parto per Napoli. Quindi niente ragazzi, non poteva andare meglio di così. Infatti prima stavo guardando parcheggi anche tipo qua, solo che mi pare un po', ti dico, un po' precario. Cioè probabilmente nessuno rompe le scatole. C'è anche scritto divieto di parcheggio. Vabbè ragazzi, noi l'abbiamo parcheggiata lì, non ci facciamo problemi e speriamo che nessun altro ce li faccia. Bene, ci aggiorniamo dopo. Alla fine, perché eravamo in overbooking e mi avevano detto che fosse stato selezionato a rimanerci qualora le cose non sono funzionate, qualora tutti si fossero presentati all'aeroporto. Fortunatamente qualcuno non si è presentato, quindi sono partito. Ok ragazzi, ce l'abbiamo fatta e adesso usciamo, andiamo in un baretto, stiamo aspettando che Edoardo arrivi e da qua una mezz'oretta giù di lì. Quindi allora ragazzi, io seduto in aeroporto non ce la posso fare, quindi mi sto andando a fare una passeggiata, visto che qua vicino c'è un supermercato e quindi di conseguenza vado lì, magari mi prendo il deodorante visto che me l'hanno preso in aeroporto, mannaggia loro. E va bene così. L'Eurospin, saranno 10 anni che non ci vado. Allora il buon Edoardo qua ci spiegherà perché questo posticino è carino, famoso, suggestivo. Questo è il borgo antico di San Pantaleo, ragazzi, benvenuti. Sono stato sbattendomelo in faccia. Questo è famoso perché siamo in Costa Smeralda ed è l'unico borgo della Costa Smeralda che un po' si rifà alla vecchia tradizione gallurese dei paesini della zona, ma ce ne sono tanti altri, però è molto carino. Molto bene. Questa è la piazza principale. E quali sono le attività specifiche di questo posto? Fare aperitivo qua da Giagoni, lì c'è il ristorante di Giagoni. Insomma, monopolio Giagoni qua. E qua fanno un sacco di tipo, fanno anche matrimoni in piazza, pagano una barca di soldi, chiudono tutta la piazza e mettono i tavoli qua. Molto bene ragazzi, noi proseguiamo con questo villaggio tour, paesino tour. Non è possibile, pensavo di essere da solo. Siamo arrivati a Cannigione. Siamo qua a casa di Edoardo, tra un po' prendiamo la barchetta e andiamo a Caprera, che è l'isola che c'è. Si vede? Perfetto. E niente, sarà qualche giorno all'insegna, mi sa, di feste, di cose, perché dai,
col tempo così un cazzo, speriamo che si esca del tutto del sole maledetto, che per adesso ci sono un po' di nuvole, però dai. Perché si chiamano i chiusoni? Perché sono chiusi. Saresti un ottimo skipper te, comunque, secondo me. Sì. Soddisfatto il capitano qua. La vacanza è questo, cazzo. No, sono qua, non sto scappando, non è che stavo buttando in acqua. No. Bello però. Sì, però che bello. Del porco. Del? Porco. Del porco? Così. Allora l'ancora è a posto qua. L'ancora è a posto. Aspetta, è fissata. Sì, a posto. Ah, ci vediamo pure. Il lusso. Ma porti così tante cose che ci sta, cioè devi pensare a tutto. Io è uscito un pochino di soletto. Allora Edo, ti gira ancora un pochino la testa. Sì. Non avete fatto dormire un cazzo. È colpa loro. Porco Giuda, stava prendendo sonno i ricci. Cazzo, almeno vai a prenderli adesso. Esatto. Ragazzi, qua io mi sto abbronzando di brutto, anzi bruciando, oserei dire. Io di solito ci metto tipo un paio d'ore a far tutto, ma mi sa che stavolta ho il naso, non so, come questa impressione che non vada così bene. Comunque adesso Edo lì che si riposa, che non fa niente, le ragazze sono là e noi siamo in chilling più totale. Siamo qua a Caprera. Parlaci del precariato. Oggi è 5 agosto 2024. Sono qua con Lorenzino Framba. E te la stai godendo. Bisogna godersela, ragazzi. Ogni tanto bisogna godersela. Bisogna lavorare, ma anche godersela. Sennò poi che cazzo ci dovrà fare? Non si può. Dove siamo qua? A Caprera, hai detto? Qua siamo a Caprera. Siamo a Caprera vicino al circolo velico. Una bellissima giornata, un po' di grecalino. Con entrambi. Poi passeggiatina a Porto Cervo, faccio vedere il porto all'amico e poi ci siamo. Vi siete convinte? Vi buttate? Giusto. E dobbiamo essere riposati perché domani, ragazzi, c'è il grande viaggio. Il grande giorno. La grande migrazione, vediamo se Anna salterà dopo. Ecco. Come sempre, sempre. Appena detto. Oh ragazzi, mi devo riposare dalle vacanze, tra una cosa e l'altra. Adesso volevamo andare in un ristorante molto prestigioso qua nella Costa Smeralda. Come si chiama il supermercato? Vittori, che costa quanto un ristorante. Esatto. Ci facciamo spaghetti allo scoglio, ragazzi, solo che prendiamo quello surgelato perché non, insomma, va bene così. Non sappiamo cucinarlo, quindi prendiamo quello lì e va bene così. Io mi sa che il Krai l'ho sempre visto in pubblicità, ma mai dal vivo. Mai entrato a parte oggi. No, infatti, oggi ho l'onore di provare usanze e costumi locali. Zona surgelati. Attenzione, abbiamo trovato la preda. Per risotto e spaghetti al naturale, pronto da cuocere. Fantastico. È lui in persona. È della Krai, fantastico. Va bene, allora prendiamolo. Aspetta. Pronto da cuocere. Allora, leggi la procedura qua. Se c'è da mettere qualcosa di più della padella, allora non va bene. Scongelare e usare come prodotto fresco. Va bene. Il brodo di pesce vogliamo prendere. Grazie, buona serata. I brodi di pesce non li trovo. Io uso quello imbarazzo. Ne metto un... Prova. Oh, impressionante, ragazzi. Dopo una ricerca approfondita... siamo arrivati alla conclusione mi sento come in America che esatto. che le cose schifose compravamo. Pollo, pesce. Ti ricordi che una volta avevamo preso tipo gli hot dog granulato, questo intendo, quello va bene, sì. Avevamo preso il i wurster cotti nel bus dentro il tostapane.
sì, mi ricordi. Mamma mia, io dog, che schifo. Ah, dobbiamo prendere anche la pasta. Stasera ho deciso di offrire io la cena di pesce. Ragazzi, allora abbiamo iniziato a cucinare, possiamo subito imitare come è stato adagiato davvero pescatore. Insomma, il pescato della giornata. Due filettini d'olio. Ci ho messo la plastica, no? No. No, no, bisogna lasciarlo un po' adagiato qua. Sentite già come ribolle Zampilla? Prendi il timer, fatti ai Siri. Il timer? Sì. Oh, sto facendo il video, quindi... 4 minuti, perfetto. Dai. Allora, siamo qua da 1 minuto e 15 circa. 4 minuti totale per avere la ricetta giusta. Ah, intanto bisogna avere l'acqua che già bolliva. Non abbiamo pretese, ragazzi, in caso il sugo aspetterà lì e va bene così. Io non infastidierei più di tanto il sugo. Questo ti dico, lo mettiamo dopo, me. Noi lo metterei adesso. Dici? Vai. Piano, salvata, basta. Edoardo ha preso in mano la situazione. Questo comunque per adesso è il piatto che stiamo per servire alle ragazze per impressionarle stasera. Cosa dici? Fai dei commenti, assaggiamo. Frate, questo qua fa cagare. È già tanto che secondo me non chiamino le autorità competenti, perché una roba del genere è... Però ci voleva arte, frate, ma perché cazzo la vogliamo saltare? Potevamo benissimo cuocerla e poi mischiare il tutto invece di fare sta cagata. Il problema è la pasta che adesso è scotta, il resto andava bene. Tu cosa vuoi fare? Vuoi fare il video? Quanto peso? Signore, siamo qua riuniti. Le presento, piccola presentazione del piatto. Abbiamo, innanzitutto voglio precisare che volevamo rispettare la cultura locale, gli ingredienti primari e i sentori del mare. Ok. Ci abbiamo provato, ma insomma i risultati sono un po' quello che sono. Fatto sta che adesso mi avvicino il piatto, per favore. Questo servizio pessimo, stiamo iniziando malissimo. Mi avvicini il piatto, per favore. Ma mi avvicini il piatto? Sì, sì, è partito bene poi. Ecco, una cozza. Cazzo, è quello che si merita. Ma non c'è la cozza dentro? Sì, c'è. No, è un pezzetto di calamaro. Tranquilla, adesso arriva, cioè, è sotto il... Caspita, che servizio. Sì, almeno una me la meritavo. Innanzitutto una. Chiuda prima di mangiare, dai, chiuda a loro, grazie. Sì, sì. Chiuda gli occhi e pensi al mare, al rumore delle onde. Guardi, cazzo, mi sono ostinato la lingua assaggiando la cazzo di pasta. Aspetti che le avvicino anche il piatto dell'altro signore. Ascolta, posso una richiesta? Il gamberetto lo possiamo mettere alla signora? Adesso. Il gamberetto! Devo affogarmi col gamberetto. Dai questi piatti a loro che sono più conditi. Sì, sì, sì. No. Ma adesso andiamo. Amore, che incremata. Vai, sì. Piattini, ma datemi i vostri che sono un pochino più umili. Dai il condimento a loro, dai il condimento a lei. Un gambero a lei, un gambero a lei. No, aspetta, il gambero è mio, due, il gambero è mio. Che ce ne sono proprio due. Allora. Perché siamo in due. Mi sa che... Comunque non dispiace. No, sa di pesce. Vino... A questa pasta ti dirò, mirò, anche buona. Buona. Bravo, ciao. Lore. Prima Fede l'hai chiamato. Ma qua non abbiamo, l'ho detto, non abbiamo badato a spese. Sì. Cioè, tra le varie opzioni di pasta allo scoglio, che ce n'era più di una. Mm-hmm. Era tipo 5-6. 4. Se era pieno. Abbiamo guardato gli ingredienti, abbiamo la provenienza. Con le istruzioni più chiare, perché uno non c'ha le istruzioni. C'era scritto scongelarlo e metterlo in padella. C'era scritto qua. Scongelarlo come? Abbiamo guardato provenienza degli ingredienti e... Mm-hmm. Questi arrivano direttamente dal Pacifico, più vicino possibile. Tutto, anche il pomodoro. Tutto assieme, hanno pescato. Chilometro zero il pomodoro. Sì, quelli sì. Ho presi io prima, il pomodoro. Hai ragione.
Andate un po' su quel verso di pesce. Io non ci avrei mai pensato alla polverina. Ci ha detto il tipo davvero, no? Guarda. Me l'ha detto davvero il tipo, non ci avete pensato voi. Ci ha detto il tipo come cucinarla. Abbiamo chiesto metterla, poi prendete la polverina. Io prendo la polverina, non il dadino, la polverina. Polverina, ma secondo me con quella polverina prendevamo una passata e la polverina sapeva comunque dei pesci. Cioè questa roba qua era inutile. Anche la cozza, guarda cos'è, questo che ci meritiamo. Guarda, è vuota. Sono tre pezzi che sembra... Ma ci sono un po' di cozza, ci sono. Sì. Dio, cioè sembra si poteva pancetta. Fare anche aggiungere delle cozze surgelate da mettere in mezzo. Hai ragione. Però abbiamo pensato. Andavamo. Come prima com'è che termine è usato qui? Il nostro primo rodeo. Cos'è che no? Non è il tuo. Sì, il primo rodeo. No? Il primo rodeo. Sì, sì. Ma poi andavamo fuori budget. Cos'è il rodeo? Il rodeo. Voi golosoni, siamo arrivati a Porto Cervo finalmente, mezzanotte meno mezza, quindi 11 e mezza. Perché mezzanotte e mezza? Vabbè, sto stanco. Allora, particolarità di Porto Cervo, qualcosa che ci vuoi dire? Tutto molto carino comunque, cioè caratteristica, ecco, un ottimo... C'è la bella vista, non sei sicuramente a Garland. No, sicuramente. Ah, è grande quindi, ma è tutto così? Girettino in quel di Porto Cervo. Beh, penso ci sia sempre musica dal vivo. Cioè, ma di cosa stiamo parlando comunque qua, signori? Edo, perché non è una barchetta? Io perché perdo del tempo con te? Cioè, dai, su. Perché non te la volevo far vedere, comunque sentiamo. Hai ragione. Perché volevo dormire qua così siamo più comodi, la mattina partiamo col esatto. Con l'elicottero invece esatto. Di macchina, scherzi. Facciamo fiondare direttamente di sotto. Cioè, guarda qua che roba. Molto carino, mi ricordo molto Gardaland, sembra un po' un villaggio, un po' tutto finto, ma nel senso se questo è quello che vuole la clientela va benissimo, ma non cambia, molto carino. Ora andiamo a letto, domani ci aspetta una giornata tutto il giorno in barca, io mi sono abbrustolito per bene. Voi vi invito a mettere mi piace, commentare, iscrivervi al canale, attivate la campanella se volete questo tipo di contenuti, aiutiamo il Dio algoritmo a capire che ci sono anch'io in questa piattaforma. Ci vediamo domani, grazie.